Ciao a tutti, io sono Davide, benvenuti al mio canale. Dopo 3 settimane torna l'angolo del pit stop pre-gara. Qua dobbiamo parlare del Gran Premio di Singapore dopo che torna dopo 2 anni di Covid. L'ultimo Gran Premio di Singapore è stato vinto dalla Ferrari di Vettel, secondo Leclerc. Andiamo a vedere anche chi ha vinto più Gran Premi del Gran Premio di Singapore: Vettel con 5 vittorie, 4 Hamilton, 2 Alonso e 1 Rosberg. La macchina che ha avuto più vittorie è stata la Mercedes 4, 3 la Red Bull, 3 la Ferrari, 1 la Renault e 1 la McLaren. Dovevo dire che è stato il primo Gran Premio notturno di Formula 1, soprattutto è un Gran Premio cittadino, forse il più veloce, quello uno dei più veloci Gran Premi cittadini. Si svolge tutto intorno a Marina Bay. Dovevamo dire tante cose, però è scoppiato il Budget Gate. Che cos'è? Sappiamo che le scuderie hanno un budget cap che non lo possono superare. Già si era sparsa una voce quando la Red Bull aveva detto che non portava il super telaio leggero, anzi non, che non lo sviluppava più. Come ci avevano fatto la testa quanto un pallone, e per loro già era sviluppato questo telaio, perché non lo porti? Era un vantaggio per il prossimo anno. Tu porti questo super telaio che hai sviluppato, lo porti quest'anno, così il prossimo anno è migliore. Invece no, invece non l'hai portato. Hai detto che l'hai sviluppato e non l'hai portato, ed esce questa bomba che due scuderie hanno superato nell'anno 2021, 2022, 21 e 2022 questo budget cap, e queste due squadre sono Red Bull e Aston Martin. Soprattutto Red Bull ha superato questo budget cap in quest'anno, e cosa vuol dire? Cioè ha superato il 5% di quanto poteva spendere. E voi dite, il 5% non è niente. No, in Formula 1 il 5% vuol dire esattamente un millesimo, 2 millesimi di vantaggio di una macchina all'altra. Di una macchina all'altra. E in questo momento la federazione, la Formula 1, si stanno giocando la reputazione. Perché se un team principal come Toto Wolff si mette in prima linea, ha detto che vuole chiarimenti, non vuole sapere né ma né qui e né si, vuole chiarimenti, vuole che la Formula 1, la direzione gara, la federazione indaghi per vedere qual è il problema, se davvero, perché come ha detto lui, 100 un milione di dollari investito vuol dire è la differenza tra vittoria e sconfitta. Noi abbiamo visto che a un certo punto la Red Bull è volata la Ferrari che era pari, a un certo punto non è più tenuta. Se questo è sviluppa perché hanno superato il budget cap, è una cosa abbastanza grave, è una cosa che deve subito essere chiarita, senza mai senza se, senza mai senza se, perché in questo momento la credibilità della Formula 1 è in gioco, perché pur soprattutto che sta circolando che la federazione sta pensando alla multa. Toto Wolff l'ha detto: se il rischio è quello che se io supero le leggi, questa non è una zona, l'ha detto chiaro, questa non è una zona grigia del regolamento, questo è proprio andare contro il regolamento. Se uno come Toto Wolff dice queste cose, io non penso che Toto Wolff è pazzo. Sappiamo che ha il dente avvelenato con la Red Bull e con la federazione per come è finita il mondiale del 2001 a Abu Dhabi, lo sappiamo. Però se Toto Wolff dice una cosa, ha detto una cosa chiara: se il pericolo di superare, di infrangere una regola è quello di prendere una multa, anche Mercedes e Ferrari si adegueranno a queste cose, si adegueranno. Ma è giusto così. Se la Red Bull ha superato il budget, quel budget che era disegnato che non potevi superare, e l'ha superato, deve pagare in punti, in punti, in punti. In questo momento la credibilità della Formula 1 è in gioco, è in gioco. Non ci possono essere né se né ma, deve essere una cosa chiara. La federazione o dice che non l'ha superata, che il budget cap è stato, non è stato superato, è nella norma, o l'ha superato, però no, senza che ci dicono, che ci prendono in giro, sì, l'ha superata e diamo una multa. Senza che ci prendiamo in giro così, senza che la credibilità, già la vaccata che avete fatto a Monza resterà nella storia. E
E non torniamo a Abu Dhabi, non torniamo a Abu Dhabi, che lì è da Abu Dhabi che tanti non se la sono presa perché volevano che finiva il dominio Mercedes, parliamoci chiaro, il dominio Hamilton, e fare vincere Verstappen era una cosa positiva per la Formula 1, perché finisce un dominio e vince un altro pilota, e lì molte persone sono state zitte. Ma a Singapore va bene, in Olanda se ne è stato indagato, come mai quando c'è stata una strategia a favore della Red Bull, a favore della Mercedes, che poteva vincere il Gran Premio d'Olanda in casa di Verstappen, per magia c'è stata quella grande incoscienza di Alfa Tauri, del giapponese, pilota giapponese, non mi ricordo neanche come si chiama, e da cavalleria a Monza lo stesso. E ora, soprattutto, se davvero hanno superato il 5%, parliamo di 5%, uno dice, ma non è niente, 5%. In Formula 1 superare il 5% del budget cap vuol dire benissimo che tu hai fatto uno sviluppo che non potevi fare, però hai fatto la regola, hai messo più soldi, hai sviluppato meglio la macchina. E tu dici perché? E ora mi viene il dubbio perché è stata sviluppata meglio, più la macchina di Verstappen e quella di Perez no, perché quella di Verstappen volava. Pure che vince il mondiale Verstappen, che noi qui eravamo qui oggi a parlare di Singapore, non perché parliamo di Singapore se per sé, ma parlavamo se Verstappen vinceva il mondiale. Oggi, se Verstappen vince il mondiale e questo problema del budget cap non sarà risolto, ci sarà sempre la macchia, ci sarà sempre la macchia. E soprattutto comincerà i fischi che ci sono stati a Monza, che allora non erano per Verstappen, per la federazione, ma andando sui fischi su Verstappen, perché tu hai dimostrato che un budget lo puoi superare, tu metti delle regole, bellissimo, hai fatto una Formula 1 è stata bellissima quest'anno, nuove macchine, macchine nuove, tutte uguali, poco sviluppo, tutto bellissimo, hai messo un budget cap che non doveva essere superato, e una scuderia che sta vincendo il mondiale l'ha superato. Il problema è proprio questo. Se fate le regole, le devi fare rispettare. Ancora Binotto, come sempre, sta zitto, non parla, non si fa mai sentire Binotto. Toto Wolff, che è uno con due palle così, si è fatto sentire. Lui ha detto, se questa cosa è vera, parte 2021, 2022 e andrà al 2023. Esatto. Andrà nel 2023, perché lo sviluppo che oggi la Red Bull ha fatto avrà un vantaggio nel 2023, perché partirà dal sviluppo fatto oggi, fatto in modo illegale. Allora, la federazione deve venire con un comunicato, si deve prendere responsabilità, però si deve prendere responsabilità e dire sì, ha fatto il budget cap, ha superato il budget cap, no, non l'ha superato, però se l'ha superato, senza che prendiamo la minchiata della multa, perché se nel prossimo anno ognuno lo può superare e nessuno può essere più penalizzato. Nessuno può essere più penalizzato. Se facciamo delle regole, perché poi qualcuno li deve superare, no. No. E il problema è proprio questo. Alcuni dicono, come mai non hanno portato il super telaio? Prima lo devono portare a Monza? No, in Olanda non l'hanno portato. Poi lo devono portare a Monza e non l'hanno portato. Poi addirittura dicevano a Singapore. Ora c'è a Singapore, dicono, no, non è un problema, perché uno può pensare, non hanno voluto portare. Hanno risparmiato per il prossimo anno, perché ormai hanno sicuro i mondiali piloti in custodia, quello costruttore quasi. Ma dopo 2 giorni arriva questa notizia bomba. Non hanno portato il superfondo, perché così erano incastrati. Secondo loro, non portare il superfondo, però tu hai sviluppato, non è lo stesso problema? Non è lo stesso problema? E ora la federazione si deve fare sentire. In questo momento basta chiacchiere, la federazione deve andare lì e deve dire sì o no, senza ma quali, sì o no, sì o no. Poi ricorderemo, e questi campioni di Singapore, domani alle 15 ci saranno le prove, le qualifiche, e alle 14 domenica c'è la Formula 1, la partenza. Sperando che questo budget cap non aumenti e ci sia una conferma, perché ci deve essere non ombre, luci. In questo preciso momento si sta giocando la credibilità
della Formula 1. Se viene fatta colpevole la Red Bull, se viene considerata colpevole la Red Bull deve pagare. La Red Bull deve pagare. Poi un altro pro, ci sarà il Gran Premio del MotoGP della Thailandia. Pecco Bagnaia, la caduta del Giappone, speriamo che non la pagherà, era 10 punti, ora è arrivata a 18, no, a 18 qui non mi ricordo quanto punti, comunque era 18-15. Speriamo che finalmente dopo tanti anni mondiali torni in Italia. Aveva occasione d'oro, Pecco. È stato ingenuo, ha cercato di prendere un punticino in più in Giappone, era meglio che si accontentava di quello che stava portando, e forse è il momento che lo scorso anno di tanti errori, perché non si è accontentato dei punti, poteva essere punto mondiale, ha perso un mondiale. Quest'anno in Giappone aveva fatto 5 vittorie consecutive, arrivava che poteva giocarsi un mondiale. Pur che non vinceva il Giappone, non era un problema perché non vinceva il Giappone. Però ha fatto quell'errore che speriamo che non pesa. Speriamo che non pesa. Se questo video vi è piaciuto, andate sul mio canale, iscrivetevi, cliccate sulla campanellina, mettete tanti mi piace, commentate. Che fate a non commentare? Come fate a non commentare? Lo scandalo in Formula 1 può scoppiare in un momento all'altro. In un momento all'altro. Ciao!